Viabilità urbana nei meandri del centro storico di Caltagirone. Gli abitanti di via Ingrassia, un percorso di circa 300 metri che collega via Santa Sofia con il quartiere Cappuccini, convivono da almeno 20 anni con problematiche legate alle pessime condizioni strutturali della sede stradale, avvallamenti, dissesti strutturali e dislivelli provocati dalla mancata manutenzione rendono difficoltoso l'attraversamento perfino ai pedoni. Da qui la segnalazione di un residente del luogo. I problemi di questa zona mi sembra che li abbiamo visto assieme. La strada che è tutta piena di buche, quindi noi chiediamo se il comune comunque se ci fa qua il mando stradale, perché ormai siamo arrivati a un punto dove non si può più neanche camminare. Cioè camminare a piedi sia con i mezzi anche, perché là sotto, come tu hai visto, c'è una grada che sta a stento, perché da un giorno all'altro potrebbe anche cadere e qualcuno si potrebbe fare anche male. Gli abitanti di Via Ingrassia fanno così appello alla sensibilità dei rappresentanti dell'amministrazione comunale affinché, nell'ambito degli interventi previsti sul fronte della viabilità, si possano realizzare gli auspicati lavori di manutenzione. La strada è un percorso ibrido, nel senso che, date le dimensioni ridotte in larghezza della carreggiata, può essere attraversata solo parzialmente dalle macchine. I residenti hanno inoltre segnalato il cattivo stato di conservazione in cui versa una grata della rete fognante, per la quale, se chiedono la sostituzione, è un intervento di riparazione. Comunque, cominciando dalla sopra, arrivare qua sotto, beh, una 30, 40 famiglie, no, ma persone con i figli che fanno sempre come questa strada qua a piedi oppure con i mezzi, si intende sempre due ruote.